Buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di dolore, di percezione del dolore e di come possiamo migliorare la nostra percezione del dolore nel nostro corpo attraverso la mindfulness. Pensate, è stato appena pubblicato un lavoro su Pain, eseguito dall'Università di San Diego, una prestigiosa università nordamericana, che ha studiato numerosi soggetti sottoposti a tecniche di meditazione e la meditazione con la mindfulness, soggetti sani, senza patologie, ai quali veniva sottoposto un dolore, quindi calore agli arti inferiori, quindi con provette di acqua particolarmente calda. Questo dolore veniva sopportato meglio se le persone eseguivano mindfulness, quindi si sono fatti due gruppi separati, due gruppi ciechi. Un gruppo faceva mindfulness e faceva esattamente 4 sessioni di 20 minuti di meditazione alla settimana per 4 settimane. L'altro gruppo invece seguiva un corso, un audiolibro semplice, quindi non sulla meditazione, non eseguiva meditazione. Bene, essere, diciamo, bravi nella meditazione del mindfulness permette di ridurre la percezione del dolore sul proprio corpo. Per quale motivo? Perché la persona riesce a distinguere quello che è l'aspetto cognitivo del dolore, cioè riesco a dire quant'è intenso il dolore, dove si trova, ma lo localizza nell'arto inferiore, ne dice appunto quanto è l'intensità, ma non lo percepisce come parte del proprio corpo, quindi lo distacca dalla percezione e della localizzazione del proprio corpo. Quindi viene dissociato attraverso la mindfulness la possibilità di mettere questo dolore come parte del mio corpo. Io sento questo dolore, lo descrivo, dico anche dov'è, ne quantifico l'intensità, ma non riguarda me perché viene disconnesso dalla percezione delle aree corporee, che sono le aree parietali. Quindi questo ci permette proprio di sopportare molto meglio il dolore grazie proprio alla mindfulness che ci distacca un po' dalla percezione corporea del dolore. Con questo vi saluto, vi abbraccio, buona mente giovane con un dolore ben sopportato attraverso la meditazione. Grazie e buona settimana a tutti. Ciao!